cosa avete da dire voi a questo mondo, voi discepoli di Gesù? Che cosa avete da offrire a questo momento della storia, mentre si diffonde l'angoscia, lo sconcerto per la regressione dell'umanità alla violenza, alla Babele, all'impossibilità di incontrarsi, di discutersi, di comprendersi? Che cosa suggerite voi, discepoli del Signore, a questa nostra Europa così sapiente, così ricca di buoni sentimenti e così impotente, così invecchiata? Che cosa avete da proporre mentre il sogno di pace che viene mentre il sogno di pace viene ancora una volta infranto, proprio qui, dove il luogo comune prevede che ci sia la ragionevolezza, l'antica sapienza, il politicamente corretto, l'unione dei popoli per disegnare un futuro di fraternità? E voi? A che cosa pensate, discepoli di Gesù, in questo momento in cui il pensiero ossessivo ritorna ai prezzi delle materie prime, all'interruzione dei rapporti d'affari, ai danni enormi all'economia della prosperità? Avete qualcosa di originale da proporre a questo paese? E sapete fare qualcosa voi, oltre che rilasciare dichiarazioni, esprimere con raffinata terminologia i sentimenti di sdegno, di disapprovazione innocua e i ragionamenti del giorno dopo? Noi, discepoli di Gesù, come tutti, viviamo momenti di smarrimento e di confusione, di sconcerto e di frustrazione, di preoccupazione per la nostra società e per il nostro sistema economico. Ma noi siamo qui radunati per ascoltare la parola del Signore e fare memoria di un uomo, di un prete, di Don Giussani. La parola del Signore invita a meditare l'evento dell'Annunciazione e la figura di Don Giussani può essere offerta come un commento e una testimonianza a questo mistero dell'Annunciazione, così determinante per la storia dell'umanità e così irrilevante nella cronaca del suo tempo. Noi siamo qui per ascoltare il Vangelo, perché noi non abbiamo altro da dire che il Vangelo, l'opera di Dio si compie come l'evento decisivo della storia che la storia non racconta, che la storia non può registrare né descrivere. L'opera di Dio nella casa della giovane donna di Nazaret avviene in quel mondo allora tribolato e ingiusto. Il mondo non lo sa, non se ne accorge, ma Dio ha mandato l'angelo Gabriele per scrivere una storia nuova. E la storia nuova si chiama la vocazione di Maria, la Vergine promessa sposa a un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. Dunque, il nostro Dio, per portare a compimento la sua promessa, non interviene in modo clamoroso. Il suo modo di abbattere i potenti dai troni e di esaltare gli umili non è la rivoluzione. L'opera di Dio nella storia è la vocazione.
è la vocazione della serva del Signore, perché avvenga secondo quanto l'angelo ha detto. La vocazione, quella di Maria, si annuncia con un saluto che provoca un profondo turbamento. È sconcertante, perché annuncia la pienezza della gioia e della grazia. Rallegrati, piena di grazia. La forma dell'annunciazione che chiama a partecipare all'opera di Dio rimane coerente con lo stile di Dio in ogni momento della vita dell'umanità. Ciascuno di noi, ogni prete, ogni consacrato o consacrata, ogni cristiano che ha inteso e vissuto la sua vita come una vocazione, può fare il racconto della sua storia, talora magari mitizzato con l'enfasi un po' retorica di chi dice: prima ero perduto e adesso sono salvato, dando un'enfasi particolare a qualche evento personale o clamoroso. Ma ciascuno di noi, in sostanza, sa che ha ricevuto in qualche momento una parola che l'ha turbato, che l'ha svegliato, che l'ha fatto pensare, che l'ha indotto a domandare. Nessuno può insegnare a Dio quando deve mandare il suo angelo per l'annunciazione. Forse a 10 anni, forse nella giovinezza, forse in un momento in cui uno sembra già arrivato, già consacrato, già collocato sui binari di una storia prevedibile. Ma c'è un momento in cui la parola di un annuncio irrompe in una storia e vi semina la gloria di Dio. La giovane donna di Nazaret è la piena di grazia. Ma l'angelo di Dio visita ogni cosa, ogni luogo, ogni persona a cui Dio lo manda. Bussa alla porta di umanità particolarmente dotate, devote, forti, e bussa alla porta di umanità mediocri, di modeste qualità, segnate da fragilità e peccati. Così noi preti, così i frutti del nostro ministero sono imprevedibili. Per molti Don Giussani è stato l'angelo di Dio, un angelo irruente, capace di tenerezza e insieme ruvido, forse non ineccepibile nel tratto e nel linguaggio, nella relazione e nelle scelte, ma un angelo che ha portato l'annuncio a molti e convinto molti ad appassionarsi del fatto cristiano. Ecco come Dio agisce nella nostra storia, con la vocazione a dare compimento alla sua parola. Ecco quello che noi abbiamo da dire a questo mondo inquieto, confuso, seduto, scoraggiato. Noi abbiamo da dire: viene l'angelo di Dio, viene, annuncia la pienezza della gioia e della grazia. Viene l'angelo di Dio e nel segreto di ogni coscienza può cominciare una storia nuova. Ecco quello che i cristiani possono dire oggi, che la storia, prima che con le statistiche, prima che con le proiezioni, prima che con le trattative, si costruisce
rispondendo a una annunciazione. Accogli dunque l'angelo di Dio, chiunque tu sia, quale che sia la tua età, dovunque tu sia, l'angelo di Dio viene, bussa a ogni porta, su tutta la terra. La vocazione però è un fatto assolutamente personale, ma non è un fatto privato. Non si riduce a indicare a una libertà la strada su cui può camminare. Una vocazione è sempre una convocazione. Inserisce in un popolo, chiama a partecipare del regno che viene. I discepoli sono convocati per essere un segno del popolo che cammina verso la terra promessa. E intorno a Don Giussani ha preso forma un movimento. I numeri si sono moltiplicati, le opere e le parole hanno generato opere e parole. Ma il movimento, ma tutto il popolo che ha riconosciuto un'annunciazione grazie all'incontro con il carisma di Don Giussani, ecco, tutti potranno dire una parola a questo mondo e a questo tempo se nella comunione ecclesiale contribuiranno a conservare la trasparenza dell'opera di Dio. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, benedite e non maledite. Così Paolo, la lettura scelta per questa celebrazione, così Paolo dice lo stile verso il quale deve conformarsi il popolo dei credenti, i discepoli del Signore. Certo, ogni vicenda umana ospita sia lo slancio generoso sia la meschinità, la compattezza delle stagioni dell'entusiasmo e gli attriti, le incomprensioni, le fatiche delle stagioni della tribolazione. Certo, in ogni comunità possono esserci rivalità e puntigli, punti di vista diversi, gli affetti grati e lieti. Ogni umana esperienza è insieme gloriosa e stentata. Adesso però viene il tempo in cui la missione impone una urgenza che non si attardi sulle questioni interne, non si lasci trattenere dalle pastoie dei malintesi e dei risentimenti. C'è bisogno di uno slancio e di un servizio, di una libertà spirituale e della magnanimità. E dunque in questa strada che ci invita a camminare Maria, che veneriamo oggi come la madre del bell'amore, è su questa strada che l'urgenza della missione ci spinge a non trattenerci troppo, è su questa strada che lo zelo per il bene del mondo ci incoraggia ad andare avanti, a superare tutto quello che può trattenerci per dire siamo una annunciazione, siamo una promessa e perciò vogliamo rivelare l'opera di Dio, l'annuncio di una pienezza di grazia e di gioia. E dunque con queste parole che celebriamo questa ricorrenza, questo anno centenario della nascita di Don Giussani, ricco di memorie, ma in questo momento mi pare necessario che sia la missione, che sia la responsabilità verso il mondo a dire quale passo si deve tenere, quali scelte si devono compiere. Abbiamo una missione, abbiamo una parola da dire, abbiamo una gioia da condividere. E con questo
che noi intraprendiamo i cammini, quelli antichi e quelli nuovi, l'urgenza della missione.